Ciao ragazze, oggi prepariamo un dolce fit, una cosa fantastica per colazione e merenda, ma la cosa difficile sarà prepararlo in pochi secondi perché stanno venendo a prendere. Allora, ho preparato il muto, guardate, amore, riprendi da vicino, vai bravo cameraman. Poi vado a mescolare lo yogurt, faccio preparare una crema con yogurt greco e yogurt bianco. Allora ragazzi, questa crema, vado a preparare una cremina con, ci metto un po' di yogurt greco. L'ideale sarebbe anche avere il quark, il formaggio light, però non ce l'ho, quindi metto yogurt greco e yogurt bianco, però farò niente troppo denso. Vado a mescolare assieme e faccio una bella cremina. Guardate che bella cremina, amore. In questa cremina ci vado a mettere, per dolcificare, la tuvia. Io faccio tutto a occhio, poi assaggio e vedo. Comunque ci metto meno 3 cucchiaini di tuvia. Poi ci metto la farina di cocco per aromatizzare al cocco il tutto, perché voglio fare questo dolce cocco e cioccolato, in modo buonissimo. E un po' di vaniglia in polvere naturale. Potete mettere anche la vanillina, che però è chimica, questa è naturale. E dà un sapore di vaniglia, ne basta pochissimo, tipo così, già basta. Adesso vado a mescolare tutto. Faccio questa cremina, buonissima. Vado a preparare, lo vado a mettere in un piatto perché dovrò inzuppare le fette di pan bauletto. Io ho comprato questo qua a Carrefour, che è pan bauletto di Camut, è molto soffice ed è buono, e praticamente vado a preparare la base del mio dolce inzuppando le fette nel latte di cocco, che è buonissimo. In alternativa anche un latte di mandorla, un latte di riso va bene, e le vado a mettere qua sotto. Così faccio la base del mio dolce. Questo è tipo, tiramisù, no, non lo chiamerei tiramisù perché... Tiramigiù. No, non lo chiamerei tiramisù perché il tiramisù è il caffè. Ne devo fare due, quindi vado a mettere qua. A questo punto ragazzi, nella mia cremina ci vado a mettere tocco magico, le gocce di cioccolato che piacciono a tutti, vero amore? Sì. A tutta mia amore. Però ne metto troppo poco. Ma ne metto altre due dopo, eh? No, ma. A questo punto vado a versare la mia cremina. Un po' di qua, un po' di là. Vedete? Poi devo far venire tutta bella uniforme. Adesso metto un po'. Poi dopo ne aggiungo altra, non ti preoccupare. La devo finire tutta. Un altro giro di gocce di cioccolato e poi manca una cosa buonissima. Cosa manca, amore? La cremina al cacao. Bye. Dove sta? Carlita. Adesso la facciamo. Ragazzi, l'ho messo a girare la cremina, è bravissimo, ci vuole un po' di forza maschile. Vero amore, fa la mini uniforme. Grazie. E no, è bella densa, ragazzi. Comunque del video della cremina lo trovate sempre sul nostro secondo canale. E guardatelo, perché così vedete tutte le misure, i grammi. La faccio sempre uguale con le stesse quantità. Guardate il video che già ho fatto. E adesso la andiamo a versare qua sopra e poi lo mettiamo in frigorifero. Buono! Sì, mi davo l'ora di mangiarlo. Abbiamo fatto una fantastica cremina, guardate, super densa e omogenea. E adesso la andiamo a versare sopra al nostro dolce. Così. Dobbiamo coprire il tutto. Mamma mia, com'è invitante, vero amore? Copriamo e mettiamo in frigo. Anche gocce di cioccolata sopra, ultimo tocco che al mio amore piacciono tanto. Yummy! Ed ecco qui la torta gelato che mi ha fatto mia sorella. Guardate com'è buona
è piena di cioccolato e gocce di cioccolato, wow! Praticamente l'abbiamo lasciata nel freezer per un paio d'ore e ora tra un quarto d'ora che si scongela un po' la mangiamo. Yummy! Può stare anche un giorno intero nel freezer, così diventa proprio una torta gelato, tipo viennetta, buonissima!